Allora, partenza giorno 2, direzione Lavagna, 109 km, speravo meno, con salite questa Ma un volta. dislivellino semplice, semplice, non ce lo ricordiamo, ma c'è, quello Ci c'è. sentiamo durante la giornata. Vai, buona giornata a tutti. Allora, siamo partiti da 7-8 km, stiamo percorrendo il lungomare. Che ora siamo quasi a Forte dei Marmi, morale alto, gambe ottime, 109 km ci attendono prima di arrivare a Lavagna, la temperatura è buona, c'è un po' di vento, speriamo soffi da una parte che non ci ostacoli troppo. Nonostante due paste e un cappuccino, ho già fame. Quindi sarà necessario, prima di entrare in Liguria, un ulteriore stop per mangiare qualcosa. Forte dei Marmi, eccolo qua. Molo del Forte. Luca. Piccolo assaggio. Giusto per vedere il mare. Camminiamo furtivamente sul molo Non di si Ecco, sa se è consentito. e dove siamo? Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, Siccome beh. non abbiamo pagato un biglietto di ingresso di 50 euro su questo molo, temiamo di essere clandestini. Esatto. Qui clandestino vuol dire solo una cosa, ti ributtano a mare. Esatto. E se è possibile cannoneggiano anche il patino, dove sei aggrappato. Ti riportano sulle coste libiche che sono qui dietro. Ma sono Dio, patria e famiglia. Bravo. E quindi siamo già in galera per Là ci questo. sono delle montagne, non so se Ecco. Penso non si vedano, ma ci E sono. ti garantisco che ci attendo. Guarda là dietro, che bel nuvolaglia. Oh, meraviglia! Qui siamo a Carrara, Marina di Carrara, potrebbero essere case popolari, un quartiere popolarissimo di cavatori, che ha decisamente un suo fascino. Continuano le sorprese, siamo qui. Cimitero forse monumentale in questo grande, sì, direi un cimitero, questo grande foro, questa scultura. Carlo Fabbricò, dall'alto. Ed ecco passaggio molto importante. Stiamo lasciando la Toscana e stiamo andando in Liguria. No, ma che? Ti Come vedo? no? Sì. In mezzo io, va bene, Ne in mezzo. scià qua. Bravo. Ciao. Si dice qualità, solo Marco te la dà. Frutta di qualità, solo Ciao. Marco te la dà. Da Liguria. Eccolo. Il buon Lorenzo. Siamo in Liguria, Liguria è tutta un'altra cosa, vero? Buongiorno, tutto bene? Si procede. Vai. Posti sempre di comune. Comunque. Comunque. Ah, qui si batte il capo. C'era un mio amico che mi diceva tu sei mia alto 3 metri, ma però si batte la testa davvero. Qui si batte la testa davvero. Però Mister Comunque lo sa lui. Qui ci voleva il mio amico Samuele Tucci, che lui questi posti gli garbano. Eccoci, ora non so dove siamo, però purtroppo oggi ci tocca molta di questa è l'Aurelia, che è proprio il tipo di percorso che a me sta sulle palle e non mi diverte, però c'è anche questa.
ci facciamo coraggio e pedaliamo. Si continua su questa strada un po' meno trafficata, in questo fondovalle ligure. Lì sotto c'è la strada, non è bellissimo, ma meglio di un po' di tempo. Allora, al bar del paese prima ci hanno consigliato di andare a Memola, dove c'è un ristorantino fantastico che è Tal Mulino Rossi, 4 km, che è tutto in pianura. Non so se si percepisce dal video, ma questa pianura non ci fa tanto tale. Allora faremo un bel pranzo frugale alle 5 terre con un po' di ciliegie care come l'oro. L'abbiamo comprate prima, mezzo chilo 10 euro, quindi ottimo prezzo. E poi abbiamo un avanzo di schiacciata e forse ci scappa anche una barretta. Le 5 terre si mangia da Dio. Consigliamo. Eccoci, stiamo salendo al Bracco con disinvoltura, guardate l'espressione proprio di pieno piacere. Ancora non si apprezza, ma fra un attimo vedrete proprio il godimento puro del ciclista che sa che finalmente può affrontare una salita. Qui abbiamo un monumento agli alpini. E mi devo fermare in onore di Babbo, alpino per sempre, benché io sia stato un bersagliere, ma sia mai. Allora, questa è l'ennesima variazione Komoot, che perché già il Bracco è ignorante come le capre, ma ci fa passare da una piccola variante. Siccome non ci sono mucche, no, che mucche, che mi dice l'altro della peste suina africana? Diciamo, non ci sono moto a rompere i coglioni, questo è vero, però probabilmente arriva al passo molto più dritto, quindi la salita è molto più impervia, ma noi siccome amiamo la traccia, la seguiamo. Ecco la salita impossibile che mi chiedevano. Per la cronaca, com'è la salita? Impossibile. Perfetto, quindi è confermato che la salita è impossibile. Saluti al mio amico Andrea. Ciao. Ah, nota, qui avevano allestito tutto per il nostro passaggio, ma a causa del piccolo ritardo sono andati via tutti. Ridillo. Ci siamo! Quasi sul passo del Bracco. Fontana a Gino Bartoli. E sotto c'è anche un Fausto Coppi, ma secondo me è per Gino. Ora rifocilleremo le nostre polracce. La bici ed ecco. L'uomo in giallo, si giri per favore. Ma scusi, ma dove stiamo andando? Ecco, perché non mi ricordavo dove stavi andando. Ok, perfetto. Okay. Eccoci. Abbiamo preso il passo del Bracco, ce l'abbiamo nel sacco. Vai. Lì, eccolo là, lassù, bravo. Vai. 616 metri, ce l'abbiamo fatta. Oh, finalmente, dopo il Bracco, il mare. Ops. Eccoci. Ci abbiamo un ciclista che scorre via a velocità mai viste per il ciclista.
periferia di Casarza Ligure, con questa bella ciclabile. Ci sono riparazioni in corso, spazi pubblici. Siamo a Sestri Levante, molto bellino, città carina, belle piste ciclabili. Qui siamo proprio sul lungomare, stiamo facendo l'ultimo pezzetto che ci porterà a Lavagna alla fine del giorno 2. Arrivo a Lavagna. Lavagna di fronte a noi, ci siamo. Ed eccoci all'Ancora Riviera Hotel. Fine del secondo giorno magnifico. Arrivati.